Questo è 7 metri e 60. Sì, è uno dei più grandi. Ci troviamo nel bosco di Grow, nel comune di Castel Vittorio, in provincia di Imperia. Siamo alle pendici nord del Monte Ceppo, a circa 1000 metri di altitudine. L'eccezionalità di questo bosco è il fatto che ci sono concentrati 100 castagni plurisecolari in 5 ettari. Ci sono qua dentro più di 80 castagni superiori ai 5 metri di circonferenza che hanno un'età minima di 500-600 anni. Per le ricerche che ho fatto, questo è l'unico bosco che io conosca di castagno in Italia ad avere queste caratteristiche di vetustà e di esemplari eccezionali, tutti concentrati in un unico bosco che, come dicevo, è solo 5 ettari di superficie. In questi ultimi mesi sto registrando tutte le misure di tutti i castagni con una geolocalizzazione, con una rotella metrica secondo i canoni stabiliti dal Ministero dell'Ambiente. Questo bosco dal 1640 almeno era di proprietà della Confraria di Castel Vittorio, che era un'associazione tipo una confraternita. Oggi il bosco è comunale. Questo bosco è stato sempre utilizzato come castagneto da frutto, quindi non veniva tagliato il bosco, ma i castagni venivano lasciati diventare grandi, centenari, plurisecolari, e le castagne venivano raccolte. Nel bosco vi sono tre casette dove ci sono gli essiccatoi, dove le castagne venivano essiccate e poi trasportate giù in paese a Castel Vittorio. Sicuramente questo dal 1640, perché abbiamo un documento ufficiale che parla di questo bosco usato dalla confraria. Quindi, però, per l'età che hanno, sicuramente dal 1200-1300 che sono sfruttati. Io, da quando ho scoperto questo bosco, diciamo come studioso di storia locale, ho cercato di avere notizie e di valorizzare questo bosco, interessando la Guardia Forestale, recentemente interessando il Comune di Castel Vittorio per cercare di valorizzarlo, farlo conoscere. E diciamo che il desiderio sarebbe quello di avere un riconoscimento ufficiale di bosco monumentale e con il Comune l'intenzione è quella di prendere dei fondi per valorizzarlo, farlo conoscere, perché è veramente un posto incredibile. E non è anche servito da una strada sterrata, quindi non è neanche difficile portare qua i turisti.